Hai bisogno di lavorazioni di ferro battuto per cancelli, recinzioni e serramenti? Sergio Faccio Russo. Il nome è l'officina giusta per non avere rimpianti. Precisione e competenze a Manfredonia. Telefono 338 8962 300. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pelle, al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368 3432 022 anche per la verifica all'impianto prevista dal regolamento comunale. La serietà, la puntualità e la competenza. Elvio Colletta, agente procuratore di Unipol SAI. Assicurazioni a Manfredonia, in via Santa Restituta 1. Recapiti telefonici direttamente allo 0884 583923 e 349 40 31 820. Elvio Colletta, il tuo agente di fiducia. Amici di Manfredonia TV, buon pomeriggio. 21esimo appuntamento di Parlando di Sport, About the Sport, per parlarvi del tonfo casalingo del Manfredonia Calcio, ma per parlarvi anche della 28esima giornata che sta cominciando a delineare un po' la classifica. Nulla ancora di decretato, però comunque ci sono stati già dei risultati che a 6 giornate dal termine di questa affascinante girone H della Serie B stanno avendo un peso maggiore. Parleremo di questo e poi avremo una piccola appendice per parlare del Foggia, della bella vittoria a Monopoli, molto tonificante, e sicuramente anche lì una vittoria di prospettiva che può dare una importante linfa per terminare bene la stagione. Per parlare di questo è tornato a trovarci Antonio Castriotta e lo ringraziamo. Grazie Antonio. Ciao Antonio, grazie. E da qualche settimana non era presente con noi Franco Cioffreda, ci sarebbe la sua competenza, le sue conoscenze, quindi lo abbiamo richiamato. E grazie a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito, Franco. Allora, parliamo subito di questo Manfredonia Picerno che ha fatto torcere il naso a più di una persona. C'è tanta gente che è abituata a valutare le partite dal risultato, non da quello che succede in campo. E quindi molti hanno avuto l'assist per poter parlare di squadra che ha giocato male, di peggior prestazione, di poca professionalità dei calciatori, che tra l'altro non pigliano manco i compensi dovuti. Invece il nostro sommesso parere, insomma, è una partita come tante altre. Quando c'è un avversario più forte, più organizzato, più motivato, può succedere anche che si perda in casa per 4-0, però è pure vero che sono le partite in cui si dà di più, perché si prova, si riprova dagli esterni, in mezzo, con i cross, però il Picerno così organizzato in difesa avrebbe creato a tutti i problemi in realizzazione. Non per caso infatti la squadra allenata da Arleo, lo vedremo poi in una classifica che comincia, se il campionato fosse cominciato alla 18esima giornata, alla prima di ritorno, vedremo che il Picerno avrebbe un'altra classifica, non quella attuale. Ma giusto per rinfrescarsi la memoria, vediamo la sintesi realizzata proprio dalla nostra redazione di Manfredonia Picerno.
un Manfredonia senza idee esce con le ossa rotte dal Miramare. Il Picerno batte 4-0 la squadra di Mister Valacca. Ad inizio gara i Sipontini pressano i picernesi nella loro area. Già dal primo minuto l'asse la porta delita si rende pericoloso con 3 calci d'angolo conquistati in pochi secondi, ma senza nessuna pericolosità per il portiere Ioime. Al 19° Cimino crossa dalla destra ma in aria Derita non aggancia e la difesa libera. 32° minuto, un assist di Esposito dalla destra trova Pisani che mette la palla in rete, 1-0 per gli ospiti. 42° del primo tempo, la Forgia riceve palla dalla porta, tira ma la palla finisce oltre la traversa. La ripresa inizia con il raddoppio del Picerno. Al 2° minuto azione personale di Esposito, il migliore in campo, che con un gran tiro dal limite dell'area si infila sotto la traversa alla destra di Terolli. 8° minuto si concretizza alla doppietta per Esposito, riceve palla da tre quarti, vede Terolli fuori dai pali e con un chirurgico tiro piazza la palla in rete. 3-0 per il Picerno. Al 15° si vede il Manfredonia. Bozzi, entrato nella ripresa, gira a rete un cross proveniente dalla destra, ma la palla termina di poco al lato. 17° minuto della ripresa, Bacio si libera del suo avversario e cerca la via del gol, ma il suo tiro termina sul palo. 24° l'arbitro espelle Gentile per i Sipontini per proteste. 42° minuto, il sigillo sul match arriva da Perna, l'attaccante Campano sigla la prima rete con la maglia del Picerno, firmando il poker. Terza affermazione esterna per i melandrini che salgono a quota 25, mentre il Manfredonia resta a quota 35 punti. Antonio Castriotta, allora, più meriti di questo Picerno o dei meriti del Manfredonia? Io credo che siano dei meriti del Manfredonia, perché la differenza a mio avviso l'ha fatta la condizione psicologica con cui la squadra del Manfredonia ha affrontato la partita rispetto al Picerno. Questa poteva essere la partita per avvicinarci quanto prima alla salvezza, invece ahimè purtroppo il Manfredonia ha affrontato questa partita non con il piglio giusto e ci ha realizzato una sconfitta molto ma molto pesante. Quanto è assomigliata a quella casalinga col San Severo, Antonio? Molto molto simile a quella che abbiamo disputato contro il San Severo, per l'atteggiamento tattico completamente errato. Anche se va evidenziato che i primi 20 minuti il Manfredonia non aveva malfigurato davanti ai suoi tifosi. Dopodiché blackout. C'è stato blackout, adesso capire le ragioni di questo blackout non è semplice. Io intanto non ho condiviso la scelta di Mister Badacca di aver cambiato la formazione che poi ha benissimo aveva fatto sul campo della Virtus Francavilla, poiché abbiamo giocato con davanti con Bozzi, Derita e La Porta e dietro con la difesa titolare Vergori, Colombaretti e Romeo. Quindi io francamente, a meno che non ci fossero dei problemi fisici per qualche calciatore di quelli che ho menzionato che poi si sono accomodati in panchina, non so, poi il mister fa le sue scelte, io avrei schierato la squadra che aveva ben figurato sul campo della Virtus, anche perché questa era una gara difficile e quindi non deve illudere il fatto che il Picerno era sotto di noi in classifica. Il Picerno è una squadra molto quadrata, hai fatto bene ad evidenziare il fatto che questo Picerno nel girone di ritorno sarebbe risultata tra le prime per i punti che ha totalizzato. È una squadra completamente differente rispetto a quella che è stata all'inizio di questo campionato, pertanto ci si aspettava una gara difficile e la gara è stata fatta proprio dal Picerno. Noi abbiamo semplicemente subito, perché dopo il primo gol il Manfredonia si è letteralmente spento. Io ho visto la squadra in difficoltà, però lo stesso De Filippo, che bene aveva figurato in tutto il campionato, non riusciva assolutamente a contenere le incursioni dei loro attaccanti. Anche perché avevano molto spazio, insomma, noi eravamo un po' sbilanciati alla ricerca almeno di accorciare le distanze. Franco, però,
quanto è difficile giocare con queste formazioni così organizzate. Leo ha fatto il famoso catenaccio, praticamente ha difeso con 8 uomini, 2 uomini davanti ai 4 difensori, ed era difficile. Poi aveva quell'Esposito che era un delirio in avanti, davvero velocissimo. 2 gol che non credo farà tutte le domeniche questo giocatore. No, sì, dietro erano organizzati, noi al Rio facevamo un 4-4-2, però avanti giocavo con 4, perché sia Pisani che Baccio, che erano i due esterni, sì. Sono due ex punte, hai capito? Pisani ha fatto sempre, e più aveva Perna ed Esposito. Secondo me non ha fatto il catenaccio. Era una squadra corta, arrivavano prima sulla palla, mentalmente erano preparati a questa sfida, perché per loro era l'ultima spiaggia per entrare nella zona play-out, perché se perdevano Manfredonia il distacco della era il nome. E se poi vedi il calendario, che domenica prossima devono andare a Francavilla, sì, Francavilla Fontana. Questa è una squadra che è stata rifatta per 2 o 3 volte, e secondo me sentivo anche ho letto da qualche parte che il rammarico proprio del loro direttore sportivo, quello di chiamare prima ad Arleo. Il passaggio la cava, non ha funzionato. Se no, poi Arleo è un allenatore che lo conosco, perché l'ho incontrato da calciatore parecchie volte. È uno che si esalta in queste diciamo che ha vinto il campionato a Potenza, ha allenato i professionisti. No, lui ha preso una salvezza, secondo me, in Serie C con il Potenza, che la situazione era simile a quella del Picerno, che poi si è salvato per i play-out. Sì. E lo stesso ha fatto a Pisticci, salvandosi a Bitondo proprio secondo scontro. Sì, sì. È un uomo che, insomma, queste situazioni le conosce, sa come far giocare le squadre. Io non l'ho visto, io ho visto una buona squadra, una squadra con la mentalità giusta proprio. Che cosa ha sbagliato il Manfredonia secondo te, Franco? Secondo me ha sbagliato qualcosa. Secondo me l'approccio. All'inizio non c'era con la testa, no, diciamolo questo, perché affrontare uno scontro diretto, fra virgolette, diciamo, perché il Manfredonia sta molto meglio del Picerno, però era una partita che il Manfredonia, secondo me, l'approccio, perché Franco, è partito benino, però non ho visto con la testa dei calciatori, non hanno giocato come il Fondi, con quella determinazione e tutto, che la partita, oppure contro il Nardò, oppure, come ha detto Antonio, è stata una partita simile a quella del San Severo. Franco, come mi spieghi il fatto che contro di noi segnano tutti quelli più importanti, cioè tutti gli attaccanti pericolosi fanno gol con noi? Ha segnato Meloni, ha segnato Tarallo, ha segnato Evalvo, ha segnato ieri Esposito. Però Meloni qua non ha segnato. Era infortunato, no, comunque rientrava da un infortunio. Può essere che si sottovaluti un po' in fase di preparazione della partita? No, secondo me non. Non si dovrebbe mettere in qualche modo la museruola a questi attaccanti così pericolosi? È vero che non si gioca più a uomo, però è pure vero che quando hai contro uno come Tarallo, che ha sempre segnato, uno come Meloni, qualche attenzione la devi dedicare in più. Sì, è normale che devi avere qualche attenzione in più, però io ho visto anche il Manfredonia che ha giocato bene, come ti dicevo, con il Fondi, contro la Virtus Francavilla, sia in casa che fuori casa, con il Nardò, che non ha corso proprio rischi, e anche i giocatori di queste squadre, quelli più importanti, come i nomi hanno preso quasi poche palle, perché io ho visto Meloni qua proprio che non ha... Rientrava dall'infortunio. Antonio, anche l'esclusione di Vergori ha lasciato qualche perplessità, perché comunque di fronte ad un attacco così veloce, con Bacio, Pisani ed Esposito,
avere comunque, non avere il centrale più veloce tra quelli che abbiamo a disposizione, perché dei cinque sicuramente Manuel è quello più rapido, quello più veloce nell'intervenzione diretta. L'ho detto prima, infatti, cioè ho detto che non ho condiviso assolutamente la scelta di mister Badacca su una gara così difficile, ben sapendo che il Picerno aveva degli attaccanti, come ha ben evidenziato Franco, velocissimi, perché non è vero che giocava con il 4-4-2, perché c'erano delle sovrapposizioni anche dei tornanti, quindi non soltanto dalle punte. Quindi sì, no, è vero, giocavano, facevano, sembrava non facessero avevo, non c'erano, non c'erano quando partivano in 4, non c'erano, 5, non c'erano 4-4-2, 4-2-4, esatto. Quando hanno loro la palla. Esatto, i tornanti scendevano con gli attaccanti, quindi non davano punti di riferimento. E quindi purtroppo se si vanno a vedere le immagini, gli ingressi avvenivano tutti dalla zona di De Filippo. De Filippo, poverino, non riusciva in qualche modo a bloccare questi innesti. Colombaretti è un bravissimo difensore, però non ha la velocità di Vergori. E poi c'è da dire che anche sul fronte offensivo la Forge l'ho visto completamente spaesato. Forse su questa partita, che era una partita comunque complicata, difficile, perché il Picerno doveva necessariamente fare la gara a Manfredonia. Cioè, se ti vuoi tirare fuori dalla retrocessione diretta, devi venire a Manfredonia e devi impostare la gara come ha fatto poi. E Manfredonia avrebbe, a mio avviso, dovuto schierare la miglior formazione possibile, te la devi giocare. E invece mister Badacca, che tante volte ha dato fiducia a dei giovani calciatori che poi hanno ripagato quella fiducia, in questa partita ci sono stati problemi. E quindi sicuramente io credo che probabilmente se avesse giocato con la formazione che ha affrontato la Virtus ci sarebbe stata una gara diversa, probabilmente. Fermo restando che va evidenziato anche un fattore importante, che è quello che purtroppo il Manfredonia per una settimana non si era allenato. E per le note vicende che riguardano il Manfredonia, le sappiamo tutte, hanno, cioè, inciso, secondo te, hanno inciso tantissimo sotto il profilo psicologico, perché non è facile per questi calciatori allenarsi oramai da luglio-agosto del 2015, quindi per affrontare un campionato difficile come quello del girone H della Serie D, e aver percepito gli stipendi fino a novembre. Insomma, sono state fatte promesse a questi calciatori che poi non sono state mantenute, e conseguentemente poi si è arrivati a 10 giorni prima di questa gara con lo sciopero bianco, quindi i calciatori non si sono allenati, lo stesso De Vita è andato a Brindisi, non è neanche più tornato, e quindi non era semplice per... Pare che per la settimana prossima possa rientrare, così... Ma io ci auguriamo che torni De Vita, però il problema è un altro, il problema è che i calciatori a questo punto della stagione debbono mettere fuori tutto il loro carattere, la loro grinta per raggiungere il traguardo della salvezza, però io credo che non sia facile per nessuno lavorare, perché poi diventa, anche se è un lavoro piacevole quello del calciatore, però è comunque un lavoro, perché chiaramente si allenano il pomeriggio, affrontano trasferte. Alcuni di questi calciatori sono sposati, hanno famiglia, hanno impegni economici, e quindi non mi pare giusto che poi si debba offrire delle prestazioni sportive in cambio non si debba ottenere la remunerazione prevista, e quindi è normale che poi si arrivi in campo e psicologicamente si può essere in qualche modo scarichi e si affronta la partita non con il piglio giusto, ed è quello che probabilmente è accaduto domenica. Quindi diversi fattori hanno influito sull'andamento negativo della partita e quindi hanno inciso poi e hanno determinato in qualche modo questa sconfitta. Quindi probabilmente errori tecnici, errori quindi nella scelta dei calciatori che hanno affrontato la partita, però non mi sento di dire che questa sia la causa principale di questa sconfitta, di questa debacle. C'è anche l'aspetto psicologico, perché questa società sta navigando a vista e questo non va bene per i calciatori. Cioè, non sapere di che morte debbono morire non è neanche giusto, perché loro sanno che finirà il campionato e probabilmente se in questi giorni non ci sarà l'intervento o di imprenditori, che io non credo assolutamente, o il comune, lo stesso sindaco con un gesto di responsabilità metterà fuori la seconda tranche che era stata promessa a questa squadra, e quindi potranno essere in qualche modo pagate alcune mensilità.
la situazione sarà drammatica fino alla fine campionato. Perché io... speriamo che ci siano degli svolti positivi. Ma ce lo auguriamo tutti quanti, Franco, per il bene di questa società. Viene bene questa pausa dopo questa mazzata? Secondo me sì, perché adesso anche perché c'è stata contestazione, è stato contestato il presidente in tribuna, insomma c'è stato un po' di fermento. No, io ho visto la partita, non ho visto la contestazione, però è normale quando poi trovi che chi è questo tifoso, tutte le cose che sono successe le settimane prima, poi vede la squadra perdere per 0-4 con la penultima in classifica in casa, è normale, però ci sono un'altra 6 partite e bisogna fare almeno 10 punti. No, anche 8. Anche 8 possono bastare. Vediamo il quadro completo della 28esima giornata con dei risultati che poi analizzeremo insieme con i nostri ospiti. Biceglie Gallipoli è finita 2-0, ma questa andava vista questa partita, perché comunque se avesse vinto il Gallipoli per 3-0 non avrebbe ha sbagliato il rigore sullo 0-0. Nessuno avrebbe gridato lo scandalo, perché a parte il rigore sbagliato da Francese, sì, poi sì, ha prodotto tanto il Gallipoli. Poi due invenzioni di De Vivo dalla distanza, questo ragazzo del 94 del quale sentiremo parlare, hanno cambiato il volto della partita e hanno regalato 3 punti non molto meritati al Biceglie, che praticamente adesso è salvo. Fondi Virtus Francavilla è finita 1-1, è stata rinviata per le questioni di Viareggio, che poi di cui parleremo adesso. Francavilla Insigni, Isola Livi, 0-4 come detto della Zeta Picerno a Manfredonia. Non si è giocata per la stessa ragione Marcianise San Severo, perché c'era un ragazzo del Marcianise convocato con la rappresentativa che di Serie D che ha giocato a Viareggio. Pomigliano Torrecluso 0-0, Nardò Corsaro a Potenza 2-1, però anche qui davvero una partita giocata benissimo da tutte e due le squadre, un po' di sfortuna da parte del Potenza, ma grandi meriti pure per la squadra salentina. È finita 0-0 tra Serpentara e Turris, con 2 gol non concessi al Turris, uno dei quali in maniera quasi scandalosa, perché davvero si fa fatica a trovare un'azione di fuorigioco da una palla inattiva. Davvero sul primo forse c'era qualche dubbio, ma sul secondo infatti si è lamentato molto mister Campana, l'allenatore della Turris. E poi ultima, invito la regia perché non avevamo completato la lettura della slide, e poi c'è stato Taranto Aprilia. E anche qui quante sofferenze prima di arrivare alla rete del solito Genchi, che come al solito ha tolto le castagne dal fuoco alla squadra tarantina. Franco, allora, quanto vale questo pareggio della Virtus Francavilla a Fondi? Strappato con le unghie, con i denti, no, davvero si è sfiorata quasi la rissa a Fondi. Sì, però stavano delle situazioni della partita d'andata, secondo me. Però anche se non è giusto... Ha perso 2 punti e ne ha guadagnato 1, secondo te, Franco? Ma in questo finale di campionato tutti... Era una partita difficile per la Virtus, però secondo me non so se l'ha guadagnato, so soltanto che il Nardò l'ha raggiunto e il Taranto si è messo a 2 punti. Se perde questo campionato la Virtus, secondo me, si deve fare delle mea culpa. Certo, per tutti i punti in casa soprattutto. Antonio, con Pokeshi il Fondi produceva tanto, faceva tante azioni da gol, specialmente in casa, però in trasferta prendeva molti rischi. Invece con Ferruccio Mariani pare che sia cambiata la situazione, produce di meno però rischia anche meno. Si può leggere anche così questo pari, secondo te? Come mancata vittoria del Fondi, voglio dire. Ma sicuramente la squadra forse è più equilibrata in qualche modo, anche se non cambierà tanto fino alla fine del campionato rispetto a quello che avrebbe potuto continuare a fare Pokesh. Non ho condiviso francamente la sostituzione, perché a poche giornate dalla fine, quando sei oramai distante anche dalla prima in classifica, quello che ti resta è
continuare a permanere nella zona playoff per quanto possano poi valere i playoff in questa categoria. Sperare poi di vincere e di essere ripescati tra quelle sei che avranno la fortuna di poter transitare poi nel campionato di prima divisione. Io la partita ho visto soltanto il primo tempo. Sì, anch'io. Perché dopo sono dovuto andare allo stadio per assistere alla partita del Manfredoni. Devo dire che il Fondi nei primi 5 minuti avrebbe potuto tranquillamente segnare il 2-0 e quindi chiudere il match già nei primi 5 minuti della partita. Dopodiché, dopo il primo gol, in qualche modo la Virtus ha cercato di prendere le misure all'avversario e si è, nel corso del primo tempo, portata qualche volta in avanti, ha avuto anche qualche occasione, anche se poi il Fondi di rimessa avrebbe potuto farlo il 2-0. Questo pareggio credo che sia giusto, poi ho visto gli highlights, credo che sia sostanzialmente giusto perché c'è stato... Però anche il Francavilla ha avuto due o tre occasioni. Certo, anche il Francavilla ha avuto due o tre occasioni sciupate. Però credo che poi a consuntivo dell'intera gara, per le occasioni che si sono verificate, il pari era un risultato giusto, quindi non aggiunge niente né a una squadra e tantomeno alla Virtus che avrebbe dovuto vincere per mantenere poi la distanza dal Nardò e non far recuperare il Taranto. Invece questo pareggio in qualche modo nuoce alla Virtus Francavilla, poiché il Nardò si è posto a pari punti e il Taranto ha soltanto due lunghezze. Anche il Taranto a volte le previsioni vengono smentite, perché si pensava che la partita... È un segnale questo, Antonio, il fatto che il Taranto vince all'85esimo. Certo, questo sicuramente... Diciamo dove aver prodotto tanto, la fortuna aiuta gli audaci e questo è proprio il caso tipico. Cioè, si pensava che il Taranto dovesse in qualche modo asfaltare la Priglia, perché poi è una squadra che non è ancora matematicamente retrocessa, ma lo è quasi. Quindi si pensava che la partita fosse una passeggiata, invece il calcio smentisce a volte queste previsioni così semplici. L'Aprilia ha dato filo da torcere al Taranto, e se non fosse che il solito Genchi si è inventato qualcosa al 90esimo, se non sbaglio, del secondo 85esimo. Tempo. 85esimo. Scusami, al 85esimo, quindi nella parte finale della gara, è riuscito a segnare il gol di vantaggio e poi la partita, diciamo, ha preso altra piega. Poteva anche venire fuori un pareggio e quindi non sarebbe cambiato nulla, però il Taranto è in salute, è una squadra che oramai deve giocarsi il tutto per tutto e cercare in qualche modo di agganciare la prima posizione in classifica, ed è quello che sta facendo dall'avvento di Cazzarò. Dal rientro di Cazzarò. Dal rientro, scusami. Franco, io davo il Potenza come una delle possibili inseguitrici del Fondi, che secondo me rischia pure i playoff, ma mi sono sbagliato, anche perché da qui in poi ha un calendario davvero difficile il Potenza. Secondo me il Potenza... Meriti del Nardò, dobbiamo annoverare tra le candidate alla vittoria anche il Nardò, secondo te? Se è prima, a 6 giornate della fine, una squadra che è prima... A tutte, chi non ci crede, adesso ci credono anche loro. Secondo me il Nardò è la sorpresa insieme al Bicelli, ma più il Nardò da dicembre in poi, perché dopo che hanno ridimensionato, sono andati via giocatori importanti come Lattanzi, come Ricciardo, come Lancillotta. E si trova lì a giocarsi il campionato con il Francavilla, che a dicembre si è rinforzata ancora di più dopo che aveva 10 punti di... Peso Picci, tanto per dire. E anche Riccio. Il Potenza invece no, il Potenza non pensavo che era... Sapevo che non era una squadra perché da playoff, perché... All'inizio hanno fatto un po' di danni, diciamo così, fra virgolette, sono partiti con Agovino, poi anche se poi con Marra hanno preso una costanza bene che le ha tolti, perché il Potenza, se vi ricordate, quando sì. È venuto a Manfredonia stava in piena zona play-out. L'aggressione calciata. Secondo me per il Potenza deve riuscire a fare questi 5-6 punti e poi se c'è uno spiraglio di vedere i playoff,
se riesce a fare questi punti, ma... No, no, adesso vedremo lo specchietto dei play-out, vedremo che il Potenza rischia più i play-out che non no, di fare il come play-out. Il San Severo che si è parlato appena che... adesso ne parleremo. Appena ci dobbiamo fermare per qualche suggerimento pubblicitario, ma poi non ci lasciate perché approfondiremo la slides che ha appena mostrato la regia, quella dei play-out. Parleremo in maniera più approfondita dei play-off, proprio prendendo degli spunti dalla classifica. Ci fermiamo. Hai bisogno di lavorazioni di ferro battuto per cancelli, recinzioni e serramenti? Sergio Faccio Russo. Il nome e l'officina giusta per non avere rimpianti. Precisione e competenze a Manfredonia. Telefono 338-8962-300. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pellet, al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368-3432-022 anche per la verifica all'impianto prevista dal regolamento comunale. La serietà, la puntualità e la competenza. Elvio Colletta, agente procuratore di Unipol SAI. Assicurazioni a Manfredonia, in via Santa Restituta 1. Recapiti telefonici direttamente allo 0884-583923 e 349-4031-820. Elvio Colletta, il tuo agente di fiducia.